Come va? Come deve andare? Sei fantastica, l'abbiamo detto tante volte quest'anno alla nostra Inter, strada facendo con Necke e Francesco Renga. Lo strano percorso che ci ha portato allo scudetto numero 19. Abbiamo trovato qualche difficoltà che ci ha fatto vedere il bicchiere mezzo pieno e mezzo vuoto, ma niente di grave, nessun rimpianto. Andrà tutto bene, alla fine sopravviverai. Non lo so, Fernando. Fai come ti pare, eh? La regola dell'amico. So che sembro matto, ma ci sono anch'io. Mi hai fatto sentire un ragazzo inadeguato. Non credi? Come mai? Ma perché? Tieni il tempo! Sei uno sfigato! Chiuditi nel cesso, va, non me la menare. Eccoti. Qualcosa di nuovo abbiamo visto in questa città. Quello che capita. Domenica scorsa, un giorno così, due anime, nord, sud, ovest, est, ovunque guardassimo, solo la nostra Inter. Un campionato pazzesco, duri da battere, featuring Neck e Francesco Renga. Sempre noi, featuring J-Ax. I cowboy non mollano. L'universo tranne noi soffriva nel non festeggiare questo scudetto. Il grande incubo di parte d'Italia si è materializzato. Uno in più, 19. Nella notte di domenica, bellissimo festeggiare. Rotta per casa di Dio, un viaggio al centro del mondo. Sai Ale, siamo stanchi. Un'estate ci salverà. Cara Inter, sei un mito, ti sento vivere, bella vera. Nella lunga estate caldissima, senza averti qui, me la caverò. Le canzoni alla radio, featuring Nile Rodgers. Una canzone d'amore parlerà di te. Il mondo insieme a te è bellissimo. Nient'altro che noi. Gli anni bui sono finiti. Finalmente tu, la regina del celebrità. Con un deca in tasca, sotto l'ombrellone, mentre il vicino milanista si incazza, gli dirò grazie mille per aver partecipato. La dura legge del gol non sbaglia mai, dirò pescando il mio jolly blu. E anche io torno subito, ritornerò. Se tornerai, io ci sarò. Il mio secondo tempo è lì. Hanno ucciso l'uomo ragno. Cosa? No. Walter sta benissimo. Meno male. Cuori nerazzurri, ben ritrovati dalla luna del podcast italiano. Questo è Kick Off. Fernando Siani, Alessandro Villa. Non sono impazziti. No, non siamo non impazziti. Ancora. Niente, però siamo campioni d'Italia, quello non è cambiato, siamo sempre campioni d'Italia, abbiamo festeggiato alla grande, giornata indimenticabile per tutti noi. Giornata incredibile, una festa bellissima, una festa di popolo, varrebbe da dire, una festa che ha visto finalmente uno stadio aperto, seppur per un, non so, azzardo, forse l'1.7% della sua capienza, 1000 in virtù, in luogo, è il caso di dirlo, erano un po' l'avatar degli 80.000 che ci sarebbero stati in una situazione normale, qualcuno di più di 1000 era fuori a salutare la squadra, che comunque ha percepito il calore ed il bagno di folla di una giornata che è stata davvero incredibile, di una festa scudetto numero 3, 4, non so neanche quante sono ormai a questo punto. È un mese che non c'è. È un brutto vivere, dai. No, anzi. Io tra l'altro voglio chiederti, perché sì? Io ho potuto vivere l'Inter in alcune partite quest'anno dal vivo, però sempre con lo stadio chiuso e non in una situazione del genere. Tu che eri un testimone oculare della vicenda, eri lì, raccontami un po' come si viveva. Allora, da un lato, le emozioni. Io ho avuto il privilegio di esserci domenica dopo 15 mesi esatti, perché da Inter-Napoli 0-1, gol di Ruiz, la semifinale di andata di Coppa Italia, prima poi di Codogno, di tutto quanto, di Inter-Sampdoria rinviata e quant'altro, e sono riuscito a tornare domenica. E onestamente le due cose che voglio un po', che mi porto un po' nel cuore, sono da un lato che quando davvero ti ritrovi a vedere il rettangolo verde che sbuchi dagli, ovviamente erano tutti al primo anello, quindi era un po' più breve la strada, però sbuchi, no, dal tunnel e vedi il rettangolo verde, ti commuovi un po', perché davvero mi è tornata alla mente la sensazione da bambino, quando facendo tutte quelle scale e vedi lo stadio, dici ma qui è davvero la cosa che vedo in televisione, lì è stata un po' la stessa scena ed è stato molto bello. L'altra cosa che mi porto dietro, che onestamente non avevo mai visto dal campo e che ho visto invece dal campo, seppur non
forse nella sua migliore prestazione stagionale, è quanto corre veloce, quanto gioca bene al football Hakimi, che onestamente bravo. Lukaku me lo ricordavo, Lautaro me lo ricordavo, anche se la mia reazione è stata come l'inizio di Matrix Revolutions o Reloaded, non mi ricordo mai quando è il secondo, quando Neo dice li hanno potenziati. Abbiamo visto Lukaku e Lautaro, li avevo lasciati un anno fa a livello forti, successivo li hai trovati, insomma li hanno un po' potenziati, però vedere Hakimi, che onestamente non ho mai visto, e senza nulla togliere a chi c'era prima, però ecco, vederlo lì che va proprio con i calzari alati di Mercurio, per citare l'immenso Carlo Pellegatti, che salutiamo, mi ha un po' fatto impressione. D'accordissimo con te, infatti te lo dicevo sempre, vedrai che dal vivo Hakimi è un qualcosa di pazzesco, lo dico per tutti quelli che ci ascoltano, che immagino non abbiano avuto modo di vederlo dal vivo nel corso di questa stagione, è assolutamente impressionante, mi dà quasi l'idea che nel momento in cui riesca a trovare lo spazio giusto per andare, e allora è finita, ineluttabile, no? Come Thanos degli Avengers, a quel punto sai già che o segniamo o probabilmente accadrà qualcosa di molto molto pericoloso. Tra l'altro Hakimi star della festa, Ale, perché ha anche portato a casa un pezzo della rete di San Siro. Ma ci torneremo sul perché, sul per come. La cosa che ha impressionato è stato poi vedere quanto hanno festeggiato i nostri ragazzi, perché a volte io poi ho avuto insomma il privilegio di vedere anche da vicino un ciclo vincente di 5 scudetti, una Champions. Però le cose che ti godi di più forse sono le prime, soprattutto, ed è il caso di molti dei nostri ragazzi, se è il primo trofeo di una certa cilindrata all'interno di una carriera. Vale per Samir Handanovic, vale per Lukaku, vale per Eriksen, vale per tanti giocatori che poi hanno avuto un passato prestigioso, però non avevano mai vinto, e vederli che vincono, cioè quando uno arriva alla vittoria, è sicuramente una cosa... È vero. Posto che anche chi ha vinto altrove, mi viene in mente Kolarov, Sanchez, Vidal, comunque si è goduto, però vedere la foga con cui festeggiava chi, come Danilo D'Ambrosio, magari ha calcato un po' tutti i tipi di campi in carriera e invece si è trovato lì a vincere finalmente uno scudetto a 33 anni, è una cosa che ti dà tanto. Sì, sì, oggettivamente è un po' magari la last dance per qualcuno, ma la first dance per qualcun altro, quindi c'è tutto questo insieme. Alla regia in questo momento ci stava mostrando anche quello che è stato il mio momento preferito della festa, Marcelo Brozovic al microfono, e sembrava un po' quando noi facciamo le prove durante il podcast che ci chiedono di parlare e non si sente nulla. Sì. Era esattamente quella la sensazione, io credo che abbia cantato qualcosa però, relativo ai cugini. A differenza, diciamo, di quando non si sente niente da noi, che ci arrabbiamo molto, io mi sento di dire è stato un gran bene che non si sia sentito quello che Marcelo Brozovic ha da dire al mondo. Esatto. Perché... Tra l'altro non è vero, fake news, da noi si sente sempre benissimo, esatto, perché abbiamo dei fonici incredibili e meravigliosi. Allora, è stata chiaramente una festa clamorosa, una festa che, come diceva Ale, non so, è la terza, la quarta, però quella reale dove un po' tutti noi siamo lasciati andare, perché non so voi, Ale, non so tu, ma io soltanto domenica mi sono reso conto di essere campione d'Italia. Assolutamente, forse lì abbiamo avuto la percezione reale, tra l'altro chi vi scrive non ha osato fare come Hakimi, ma chi vi parla ha preso soltanto qualche coriandolo, mi piaceva portarli anch'io a casa, li ho tenuti lì, di ricordo, però è stata assolutamente una cosa bellissima esserci lì, essere in quel momento, vedere IEM Scudetto e sentire anche IEM Scudetto, caro Fernando, perché? Perché adesso... I più attenti di voi adesso si chiederanno, ma quell'intro strana che cosa conteneva? Ebbene, quell'intro strana conteneva tutti i 63 singoli di Max Pezzali / gli 883. Come mai ve li abbiamo citati? Come tutti? Mai? Come mai? Ma chi perché sarai? È con noi quest'oggi proprio Max Pezzali, che più che salutare abbracciamo, direi, virtualmente. Ciao Max. Esatto, buongiorno, ciao ragazzi, tutto bene, insomma, speriamo. Sempre ciao, bene, Max. Sempre bene. Senti, ma uno scudetto con una canzone che risuona, dove insomma la tua firma, il tuo timbro è evidente, direi che come augurio per la tua Inter non poteva esserci niente di meglio. Assolutamente, era la migliore condizione in cui potesse succedere questa trasmissione nello stadio. Certo, sarebbe stato più bello se ci fosse stato tutto il pubblico delle grandi occasioni, però l'abbiamo detto mille volte quest'anno e l'anno scorso, insomma,
sono andati così e questa quindi era la migliore condizione possibile in questo momento. Max, allora tu hai dovuto rimandare l'appuntamento con San Siro per colpa della pandemia e va bene, ma quella è soltanto questione di tempo, però chiaramente con questa canzone fornisci un ulteriore assist alla tua carriera per esibirti lì dove conta di più. Beh, in qualche modo con delle mie parole sono riuscito a entrare allo stadio anche quest'anno, insomma ho aperto un po' la strada poi al concerto che ci sarà, ai due concerti che ci saranno l'anno prossimo. Max, la cosa che mi ha un po' impressionato andando a rivedermi, a riascoltarmi tante tue canzoni, non dico tutte, però tante, è che laddove a una figura femminile la sostituiamo con una squadra di calcio, cioè così come con Sei Fantastica, che fu, credo quasi esplicitamente, sì. No? Però è una cosa che funziona spesso, questo... Sì, perché va a cogliere tutto, cioè tanto l'amore per una ragazza, una donna, insomma, o per un uomo, insomma, a seconda dell'orientamento, però l'amore romantico e l'amore per la squadra hanno dei punti in comune formidabili, no? C'è l'irrazionalità assoluta, c'è l'esplosione di entusiasmo quando le cose vanno bene e il fattore di depressione quando le cose vanno male, insomma, e poi questo vale sempre di più per un interista, cioè difficilmente i tifosi di alcune altre squadre magari più vincenti in senso assoluto, ecco, adesso senza fare nomi, non possono capire, perché è come quello che quando va in discoteca cascano tutte ai suoi piedi, no? Cioè non ha il senso per noi è tutto un po' più difficile, siamo quelli che devono sudarsene le cose, no? Che anche solo per arrivare a un bacio con o senza lingua possono passare anche anni, no? E quindi insomma c'è più gusto, però poi quando ci arrivi, no? Esatto. Poi insomma possiamo anche dire che l'Inter forse ci mantiene tutti adolescenti, nel senso che quel tipo di emozioni che diventano poi assolute, che ci sono di fatto solo nell'adolescenza, perché bene o male uno le gestisce o prova a gestirle nell'era adulta, per l'Inter in particolare all'interno del calcio è così sempre, no? Senza dubbio. Ti dirò di più, il più grande nemico, quello che dicono, no? Qual è il più grande nemico delle relazioni, il matrimonio, è l'abitudine, no? Noi l'abitudine non ce l'abbiamo mai avuta, cioè, almeno chi vive, chi di noi è ancora vivo in qualche modo, non è mai stato abituato a vincere, quindi a sopportare, non abbiamo l'idea della quotidianità, per noi è tutto o tutto bello o tutto brutto, sono degli alti e bassi che però tengono viva la relazione, no? È quella cosa, come le coppie che funzionano sono quelle che riescono a mettere sempre pepe e novità, no? E noi siamo un po' esperti in questa cosa qui, da. Sì, diciamo che a volte ci piacerebbe anche annoiarci, ma proprio non tutta la vita, io vorrei un po' meno, cioè nel senso non ce la facciamo, però un po' meno, no? Cioè io ricordo, noi ci siamo sentiti l'anno scorso, Max, sì, proprio all'inizio della pandemia, e tu avevi usato un termine bellissimo per parlare ai tifosi dell'Inter, l'idem sentire, ossia che tu, sì, il tifoso dell'Inter alla fine lo riconosci perché vedi nei suoi occhi che ha le tue stesse emozioni, sì, il tuo stesso trascorso. E certo. E restando ancora a quello che hai prodotto, no? La nostra intro, noi parliamo sempre della dura legge del gol, no? Che lega un po' tutti gli interisti e non solo, anche direi proprio tutte le persone che un minimo si approcciano alla vita. La dura legge del gol, ma il tuo gol preferito di questa stagione qual è? Beh, è difficile dire. Io forse, proprio perché è arrivato in un momento complicato per lui, per noi, eccetera, il gol su punizione di Eriksen che lo ha consacrato, cioè che lo ha sbloccato fondamentalmente, no? Quindi cos'era? Contro il Milan. Sì, sì, Coppa Italia contro il Milan. Sì, no, perché a volte mi dimentico contro il Milan. No, scherzo, è per ridere queste cose. Dai, tanto siamo tra di noi. Sì, assolutamente. Ancora Max, adesso che abbiamo vinto, tu giustamente hai dedicato una canzone allo scudetto, ma come diceva prima all'inizio Ale, io quando ripercorro la tua discografia ci leggo davvero tantissimo di Inter, e questo mi porta a pensare che magari anche in futuro leggerò tanto di Inter nelle tue canzoni.
Sì, perché secondo me, appunto, qua, cioè, dato che chi scrive canzoni in qualche modo mette se stesso, cerca di mettere il più possibile, cioè ci si basa sulla propria esperienza, sulla propria sensibilità, è difficile scrivere canzoni in maniera neutra, no? Distaccata. E l'interista ha delle caratteristiche, secondo me, abbastanza comuni, come dicevamo prima, cioè ci sono delle cose che ci accomunano, ed è forse una sensibilità maggiore, perché essendo così abituati a degli sbalzi emotivi, sviluppiamo una gestione dei sentimenti diversa, probabilmente, no? Cioè c'è un po' più di fatalismo in alcuni casi, c'è quasi una componente magica nella vita, perché a volte succedono cose che vanno contro ogni regola, oltre ogni logica calcistica, scientifica, e quindi devi abituarti ad avere una visione quasi, appunto, magica della vita, no? E questo aiuta a scrivere le canzoni, ripeto, come dicevamo prima, magari un po' meno, cioè meglio, ossia sarebbe auspicabile, però sai, così siamo messi e così siamo. Max, le scene di domenica scorsa a me sono piaciute tantissimo, ovviamente non solo perché erano scene di festa della nostra Inter, ma anche perché davvero sono stati dei mesi, degli anni quasi ormai difficilissimi, perché questo virus, neanche a farlo apposta, ci ha tolto, tra le altre cose, tre cose che sono secondo me fondamentali per l'essere umano, che sono sostanzialmente lo sport visto e praticato, la musica ascoltata dal vivo e i bar. E queste tre cose, c'è, toglierle tutte assieme, per cui insomma la speranza è che si vada verso di più, verso un ritorno alla normalità, e come spesso succede, poi delle cose che davamo per scontate avranno un sapore unico e speciale. Assolutamente, sono assolutamente d'accordo, perché secondo me la parte, cioè l'aspetto più delirante, deleterio di questo virus è stato proprio che ha colpito una delle cose fondamentali dell'essere umano, come dicevi tu giustamente, dell'essere umano sociale, no, oltre al bar, certo, perché, ma in generale l'aggregazione, certo. No? La cosa bella è incontrarsi con gli amici, parlare di calcio, parlare di quello che capita, insomma, incontrarsi con le persone, cantare insieme in un palazzetto dello sport, in uno stadio, cioè condividere, ecco, ci ha tolto l'idea di condivisione, no? E che sarebbe una cosa chiave, no? Sarebbe una delle che è una delle cose principali dell'essere umano, perché se le gioie o i dolori te li vivi da solo, che senso ha, no? Non c'è niente, e quindi speriamo di poter ritornare. Secondo me, già vedere un po' di persone, 1000 persone a San Siro è stato, anche per chi non c'era, una sorta di, potremmo dire, di inizio di vedere una luce in fondo al tunnel, no? Sembrava di gioire e di far parte con loro. Esatto, luce in fondo al tunnel, però è quella roba lì, no? Cioè vedere un po' la così il di rivedere un po' la luce, e quindi è stato utile per tutti noi, secondo me. Max, noi adesso stiamo rivedendo invece lo scudetto 2006-2007, dove tu, grandissimo, esatto, protagonista, hai tenuto banco in un San Siro decisamente più gremito rispetto a quello di domenica, noi prima parlavamo di appuntamento rimandato. Anzitutto complimenti per le Ray-Ban nel 2006-2007. Sì, qua erano, certo, se si era ancora lì, rockstar assoluta, complimenti per il look. In generale, Max, davvero ci fa venire voglia di riviverli quei momenti, e ci fa venire voglia di rivivere una tua esibizione live, perché non vediamo l'ora di cantare, davvero non ci basta mai. Ma infatti anche per me, insomma, rivedere queste immagini significa così andare col cuore a San Siro. Sai, è brutto quando avevi preannunciato e ti eri pregustato, no? Due concerti come quelli che avevamo così pianificato a San Siro, e non riesci a salire. Cioè, la delusione all'inizio è veramente devastante, no? Perché specialmente l'anno scorso uno dice... sai, eravamo in piena pandemia, quest'anno, dici, porco Giuda, anche quest'anno, no? Cioè, perché dice, è tutto a posto, il primo anno, sai, arriva la qua, però ancora un anno senza stadio, senza...
Però bisogna in qualche modo farsene una ragione e sicuramente sarà per l'anno prossimo. Io non vedo l'ora che si possa ritornare sostanzialmente, perché per me rivedere e pregustare queste immagini, insomma, vuol dire vedere i festeggiamenti di domenica con sotto sei fantastiche, cioè mi mette assieme un po' di cose che non vedo l'ora di poter vivere dal palco lì dentro. Però insomma diciamolo, allora 2022 fate quello che volete a San Siro, tutte le gare di Champions, per carità. Sì, per l'amor di Dio. Però lasciate due giorni a disposizione l'impianto per gli speciali. Sì, ma anche a costo di prenotarlo adesso. Cioè, nel senso, cioè, cacchio, se la fare una fideiussione, qualcosa. Però dai, due giorni sto stadio, dateci. Va bene. Ci proveremo a interagire anche noi, assolutamente. Grazie, grazie Max, grazie mille. Grazie a voi, mille. Ragazzi. Ciao. Ciao, grazie. Ciao a tutti. E dopo Max Pezzali bisogna restare su quel tipo di cilindrata. Restiamo allora al Max con We Bomber. Che cos'è We Bomber? Lo diciamo per chi ci ascoltasse o vedesse per la prima volta. È la rubrica che parla dei giocatori che hanno fatto uno e un gol soltanto nella loro avventura in nerazzurro, non zero, non due. Ora però si apre un dibattito, perché una cosa dicono gli almanacchi, e gli almanacchi dicono che il protagonista di oggi ne ha segnati due, ma noi nei nostri archivi ne abbiamo tracciato uno soltanto. Il personaggio in questione, forse l'avete già visto nei nostri schermi, è tale Paganin 2, secondo, con una doppia I. Paganin. Il gol, allora, per ora, cosa facciamo? Il gol che sappiamo di sicuro che c'è è sì. Uno, e quindi io omologo We Bomber e ne parliamo. Stiamo parlando del derby del 1995-96, ovviamente. Sì. Adesso facciamo un piccolo salto all'indietro. Io ne parlo anzitutto leggendo le formazioni, se sei d'accordo, caro Fernando. Io con... sì, l'ospite è d'accordo, sì. Assolutamente vale. Sì. Okay. Allora, Sebastiano Rossi, Panucci, Costa Curta, Baresi, Maldini, Eranio, Albertini, De Zaïs, Savicevic, UEA, Simone. Subentrano, sì. Subentra solo Baggio per Simone, Roberto Baggio. L'Inter risponde con Pagliuca tra i pali, Bergomi, Festa, Paganin, Roberto Carlos, Zanetti, Fresi, Ins, Bianchi, Carbone e Ganz. Subentrano Dell'Anno per Fresi e Fontolan per Ganz. 1-1, sì. Clamoroso, con vantaggio interista, con una rete direi cercata, voluta, assolutamente provata, direi provata in allenamento, assolutamente, angolo di Carlos. Sì, 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 sì. E lì era proprio una delle cose più semplici del mondo, no? Cioè tu ti metti in traiettoria, come funziona con Roberto? Ti metti in traiettoria e lui... e vieni colpito. Mi ha detto, mettiti in aria e ti colpisco io. E quindi io sono andato tranquillo, perché sapevo che mi avrebbe centrato. E quindi... Mazzi, io poi ho seguito il podcast che avete realizzato insieme a Polin. Sì. E Inz, difatti, abbatte una serie di avversari. Infatti, glielo ho detto. Gli per detto permettere poi al pallone di arrivare sulla tua gamba. Esatto, difatti c'è una foto. Era a un casa. Po' il curling con sì. Idea. Cioè lui... sì, come esatto. Il bowling, li ha abbattuti esatto. Tutti e lì c'era Max. C'è una foto a casa dove c'è appunto Paul che si sta rialzando con due giocatori, tra cui De Zaïs a terra, e dopo il gol. Quindi direi che è stato fantastico da quel punto di vista. Emozione grande, ogni volta che lo rivedo da pelle d'oca. Archivio del Corriere della Sera, le pagelle. M. Paganin 6. Ma come sei? Poi, leggi come, poi, chi giuro, fatto, scusa. Leggi poi, lo so, ma non ma lo dico, lo diremo fuori onda. Okay. Allora, 6, il suo secondo gol in Serie A lo offre al pubblico entusiasmo interista, ma più di tutto convince la sua tenuta, 6. Cioè, non ho capito. Vabbè, ho preso anche un 4 io quell'anno lì, mi ricordo. Ma come è possibile? Sulla Gazzetta dello Sport, con uno 0-0 fatto a Genova contro la Samp, okay. Dove loro non hanno mai tirato in porta e sono riuscito a prendere 4, quindi me lo ricordo. Sono cose che succedono. Poi diciamo, adesso sì. Contano un po' meno, anche perché conta di più quel giochino che non nominiamo. Esatto. Esatto. Però ai tempi diciamo che c'era proprio, cioè se il giornalista a un certo punto andava dritto, ti prendeva di mira, non sì, c'era verso. Sì, no, non di... c'era verso, assolutamente, assolutamente. Cioè, sei, uno diceva, ma ha fatto una partita impeccabile, segna il gol del vantaggio sì, tra contro un mira stellare. Contro, cioè, esatto, Savicevic, cioè. Sei, ma cosa devo fare? Per... No, va bene così, ragazzi, è un percorso, è stato un percorso importante
nel quale si impara e ovviamente ci si fa forti da questo. Oh, non faceva polemica allora, non lo fa neanche adesso. Però, io rinnovo i complimenti per la tenuta. Sì. Il dottor Max ha praticamente, ma facendo il doppio della mia età. Non sembra nostro cugino non giovane. È vero, assolutamente no, però sembra davvero il membro giovane del trio. Tu le leggevi le pagelle? Ho iniziato a leggerle, poi dopo un po', ti devo dire la verità, mi stancavo anche perché non ce la fai. Delle volte hai la percezione di aver giocato una buona partita, guardi la pagella, ti sembra di essere stato il peggiore in campo in assoluto e quindi ti vengono dei dubbi. Poi impari un po' alla volta, devo dirti la verità, a confrontarti solo con il tecnico, con i compagni di squadra, parli con loro per capire quello che deve essere fatto meglio eventualmente e quindi la pagella la lasci da parte. Anche perché a mio modo di vedere un buon difensore, il voto è tra il 6 più, 6 e mezzo, non, cioè secondo me è regolare per tutto il campionato, certo. Voglio dire, non può avere degli alti e dei bassi, come il buon centrocampista da quel punto di vista. Per l'attaccante invece può starci un po' su, un po' più giù, a seconda del fatto che possa segnare oppure no. Ma tu hai fatto in tempo, perché io sono contro, questo podcast è contro ogni forma di violenza, però se proprio devo legittimarne una, io legittimerei quella degli atleti professionisti, nel momento in cui vengono fermati per strada o apostrofati sui social e gli dicono ti ho preso al fantacalcio, devi giocarmi bene, cioè, esatto. Secondo me lì io farei proprio una moratoria, che l'atleta professionista non troppo, ma un buffettino educativo potrebbe doverlo dare. Cioè, secondo me sì, era no, credo sia arrivato dopo il fantacalcio, era a cavallo di quegli anni. Stava per arrivare era a cavallo di quegli anni. Fortunatamente oggi non gioco, quindi non avrei questo tipo di problema, perché oggi tra l'altro i premi in palio sono molto molto importanti, sì. Quindi direi che il calciatore c'ha una doppia responsabilità, cioè, quella di giocare bene e quella di anche di ovviamente di valorizzare chi lo compra al fantacalcio. No, però io penso proprio come un atleta, tu con tutti i pensieri che hai, il tecnico, il tifoso, da sentirti dire uno, trovi uno, manca solo quella. Uno che ti ferma e ti dice ti ho preso al fantacalcio. C'è anche chi ci gioca, eh? Cioè sì. Chi tra i... Io ricordo quando ero all'Udinese, i giocatori dell'Udinese giocavano al fantacalcio. Certo. Quindi c'è anche questa possibilità. Tra l'altro, Max, io rivedendo le formazioni del derby, oggettivamente, insomma, avete fatto un miracolo praticamente pareggiando, perché il Milan è una squadra incredibile. Però era un periodo nel quale il Milan era stato costruito, il Champions League, Scudetti. Noi stavamo iniziando a crescere da quel punto di vista, era da poco arrivato Moratti e quindi stava iniziando il suo percorso, è arrivato Ins, per cui c'erano dei buoni giocatori che erano nel percorso di crescita, stava iniziando a essere costruita la squadra, c'era un buon allenatore a mio modo di vedere, perché Oxon era un buon allenatore soprattutto dal punto di vista della costruzione del gruppo. E quindi da lì abbiamo un po' alla volta iniziato, ma la volontà, la determinazione, la convinzione. Poi quando dico spesso che il derby azzera tutto, è perché chiunque veste la maglia dell'Inter, esatto. Cioè, voglio dire, va in campo per non ti preoccupi di chi c'è dall'altra parte, va in campo per vincere la partita. Poi comunque, se arriva un gol del genere è normale. A proposito di gol del genere, abbiamo risolto l'arcano, perché in realtà l'amico Massimo Pagnini ha segnato 2 di gol e abbiamo ritrovato il secondo. Posso subito dire che a me questa storia fa morire dal ridere, fa scompisciare, perché io questa storia che la conosco già sciopero, con Max sono 2 anni. Vorrei contarla tu, cosa è successo a quel gol? Ma è una storia bellissima. Aspetta, perché fermiamoci un attimo. Vai. Da casa, alzate il volume, perché è una storia bellissima. Però è la seconda volta che c'era lo sciopero nazionale. Okay. Perché io un gol l'avevo già fatto con il Brescia a Cagliari, sciopero della Rai, e non nessuno ha visto il gol. Ma un gol da 30 metri a Cagliari, ve lo assicuro. Colpo di tacco di Domini, tiro al volo. Guarda questo, ecco, stessa distanza, gol ancora. Qui c'era Beniamino Abate, tra l'altro, in porta. Sì. Allora, raccontiamolo. Ti toccano la palla sui 30 metri, Yuri. Di punizione. Gioca F. Ragazzi, Paganin. Allora, alla PlayStation, quando carichi al massimo il quadrato, tiri tutto su FIFA, su PES, esattamente così, la palla finisce direttamente nel set, niente da fare, Beniamino abbatte e questo gol non infatti Beniamino, esiste. Beniamino non esiste. Fa così perché non se l'aspettava, infatti, logicamente, no? Gioca, e poi difatti mi ha detto, ma come hai colpito la palla? Io ho detto, guarda, ho calciato forte, ho colpito leggermente di esterno, la palla è scesa, difatti alla sua sinistra, guarda Beniamino, vedi che fa quelle cose. Ma come è possibile? Perché eravamo compagni di squadra fino a all'anno prima, quindi lui era andato al Cagliari. Ah, ok, quindi, cioè, Beniamino dice, ma come...
ma chi è? Ma dai, esatto, cioè, non hai mai fatto un gol così. Esatto. Detto, non hai mai fatto un gol così, l'hai fatto a me qua. Anche perché cioè, è quello. Ma l'avete deviata la barriera. Esatto. Però, cioè, no, senza poi, nulla toglierti, Max, esatto. Però io mi metto nei panni di un portiere, vedo Gioca F con la palla di piedi a 30 esatto. metri, tu dici, non è che la prima cosa che mi aspetto è che la tocca per Max Paradin che arriva e segna a G. È perché, a discapito di tutto ciò che ha continuato a dire e a sostenere Scarpini in tutti questi anni che avevo i piedi quadrati, oh, i piedi miei erano i buoni piedi. Guardatelo lì il piede alla Paganini. Esatto. Che fine fa il pallone esatto, con il esatto. piede per tutti gli haters. Io tra l'altro, guarda, per rispettare quello che stai dicendo adesso Paga, il piede alla Paganini. Io ho rivisto l'altra volta, non so perché, Brescia-Atalanta 3-3. La corsa di Carletto Mazzone. E sull'infausto gol di Gianni Comandini arriva un assist clamoroso di Paga che rientra, sterzata col mancino. Vedi che torniamo, vogliamo anche parlare dell'assist a Wim Jonk in un Inter in Borussia Dortmund Inter vinta 3-1. C'è no, anche parliamo quello, anche di quello. C'è quello. Ragazzi, c'è tutto. Riabbiamo. Poi non parliamo del calcio di rigore che ho sbagliato in Coppa Italia a Napoli, però va bene. Non ne parliamo, okay. Non è da questi particolari. Ma si giude con benissimo. Ma adesso è il momento di parlare di festa, cari amici, perché sì. c'è la nostra top 5 che commenteremo assieme al Max, che ci farà un po' da giuria. Allora, pensavo Gianluca Festa, che il prossimo ospite. Esatto. Il peggiore in campo con 5 in pagella. Ecco, vedi, che torna un po' Gianluca. Tutto quanto. Vediamo, top 5. Come sempre, la nostra top 5 è anticipata, per non dire bruciata, il più delle volte, perché sapete che è un uomo che ha tanti talenti, signor Scarpini, ma forse il suo più grande talento è rompere le uova nel paniere, e vediamo quale ci rompe con il suo momento divertente della festa scudetto. Se devo pensare a un momento divertente di questa stagione, beh, sono tantissimi, perché quando vinci l'atmosfera che si respira all'interno di un gruppo squadra e quello che ne consegue durante gli allenamenti ovviamente è sempre divertito, è sempre divertente. Dovendo scegliere un momento, andiamo ovviamente alle quasi celebrazioni, aereo di ritorno a Crotone, la squadra ha appena vinto. Si capisce che manca ormai poco alla conquista aritmetica, dipende già da quello che potrebbe fare o non fare l'Atalanta il giorno successivo contro il Sassuolo. Beh, insomma, in quell'aereo si respira già un'area di festa con delle scenette molto divertenti che purtroppo rimangono nella memoria di chi c'era, visto che non ci sono riprese, non ci sono immagini, ma ci può essere solo il racconto di calciatori che provavano a fare le imitazioni dei compagni dell'allenatore, di discorsi ironici, di prese in giro. Beh, insomma, quello è stato sicuramente un momento molto divertente, dovendone scegliere uno. Punto su quello. Le imitazioni dei giocatori sull'aereo che riportava l'Inter a Crotone. Perché mi guardi così, forse, Alessandro? Forse le vedremo. Intanto abbiamo visto, noi ci basiamo su cose che hanno visto tutti, più sì, o meno. Sì, sì. E la prima, probabilmente, Fernando, è abbastanza famosa. Direi famosissima, è lo schiaffone di Conte ad Achraf Hakimi a Parma, in una situazione molto concitata con l'Inter che stava tenendo il vantaggio per 2-1. A chi riesce a recuperare un pallone, Conte lo abbraccia, poi lo schiaffeggia. Max, che cosa vuol dire un gesto del genere? Cioè, se un allenatore fa una cosa, ti avesse fatto una cosa del genere, ecco, come l'avresti vissuto? No, ma credo l'abbia vissuta molto bene Hakimi da questo punto di vista. È chiaro che quello è un gesto di entusiasmo, no? Di carica, perché Hakimi aveva appena recuperato un pallone, se non sbaglio, sì. A metà campo, aveva fatto una rincorsa ed era quindi carico lui, e da quel punto di vista il mister lo ringrazia. Questo è perché quel tipo di spirito, di iniziativa, di voglia, di sacrificio, che se non sbaglio lui l'ha fatto a sinistra mentre giocava a destra, quindi sì, è venuto a recuperare sì, il pallone sulla corsia vero, di vero. Sinistra, mentre l'Inter attaccava da destra verso sinistra, denota appunto la volontà da parte del giocatore in quel momento di mettersi a disposizione della squadra. Per questo ha fatto una grandissima differenza, poi, per con, te, con tutto il rispetto modo. Un conto è se lo fa un giocatore qualunque, un conto se lo fa un giocatore con la qualità di Hakimi, se impara quel tipo di disposizione, evidentemente insomma tutta la squadra ne beneficia, perché quando l'Inter, poi credo che sia una cosa del DNA del club, l'Inter vince storicamente quando anche i fuoriclasse si mettono a disposizione sì, di un progetto. Sì, sì, quando sì. vedi uno come Hakimi che fa una cosa del genere, evidentemente è sintomo di una squadra che andrà lontano. La seconda invece riguarda una cosa molto particolare, ovvero Daniele Padelli, uomo scudetto per certi versi, il primo dei quali è sicuramente l'essere andato in Piazza del Duomo da solo a festeggiare, perché
la cosa più bella, diciamo, per un tifoso è godersi lo scudetto, ed è una cosa che è sempre stata preclusa ai protagonisti degli scudetti, ovvero che se va bene in tempo di pace, tra virgolette, vanno con il classico pullman scoperto, piuttosto che abbiamo visto i ragazzi dalla torre, però sempre a distanza. Padelli ha approfittato della mascherina, si è mescolato tra la folla e con tutta la famiglia si è vissuto proprio una giornata indimenticabile, un po' perché davvero anche il giorno del festeggiamento dello scudetto arrivava dopo un periodo in cui le persone erano state chiuse in casa per parecchio tempo, per cui insomma c'era proprio voglia di, ovviamente nel rispetto di tutte le norme, però di festa, di socialità, di vedere e godersi tutto questo, no Max? Poi penso per forse quando giochi è una cosa che non puoi fare, no? Per lui soprattutto, ve lo ricordo, mi ricordo l'emozione di quando giocò perché Handanovic a Udine. Esatto, non stava bene, quindi direi che da questo punto di vista per lui che ha vissuto quel tipo di emozione anche sul campo credo sia stata una gioia immensa avere la possibilità di scendere in Duomo, per lui poi che tra l'altro l'ho detto più di una volta, no? Giocare tifoso per l'Inter, esatto, è proprio un tifoso e quindi credo sia il massimo questo, proprio il fatto di avere la possibilità di vincere uno scudetto con l'Inter e di avere la possibilità di festeggiarlo poi con i tifosi in piazza. Max, ma l'uomo spogliatoio, cioè questa figura mitologica, no? Che viene spesso data a chi magari gioca poco, vede poco il campo, ma a quanto pare è poi fondamentale affinché anche gli altri compagni rendano sul terreno di gioco. Ecco, immagino che tu ne abbia visti tanti, no? Nella tua carriera, magari non so se anche tu poi sei stato uno spogliatoio. Sì, sicuramente sì, ma è un elemento aggregante. Quindi da questo punto di vista è uno di quelli che si fa carico delle responsabilità quando è il momento, che condivide con i compagni le gioie ovviamente e che è sempre in grado di mediare delle volte tra compagni, che anticipa e vede prima degli altri alcuni tipi di situazioni sulle quali bisogna intervenire, è da stimolo, è sempre davanti agli altri quando c'è da tirare il gruppo. Sono giocatori importanti, è chiaro, ed è quelli, sono quelli che servono all'interno di un gruppo. Può giocare e non giocare, questo cambia veramente poco. Mi viene in mente Ranocchia, per esempio, per quanto riguarda l'Inter. Posso citare un insospettabile sull'Inter 2021, così giusto per Kolarov. L'ho detto, lo dico. È vero, tu hai avuto anche il piacere di intervistarlo. Sentiremo. Poi in futuro lo sentiremo. Qualche prodotto, però dagli indizi che ho raccolto lui è stato abbastanza importante pur avendo anche perché ha giocato la parte iniziale. Poi non ha più giocato, ma mi sembra sia sempre stato presente poi. Sì, assolutamente. Tra l'altro sempre presente anche Lautaro Martinez, che è stato protagonista di un altro momento che abbiamo adorato in queste settimane in cui siamo stati campioni d'Italia. L'incontro di pugilato con Antonio Conte. I fatti, torniamo a Inter-Roma. Lautaro Martinez entra al posto di Alexis Sanchez, non entra proprio con la voglia del campione, viene risostituito. E a quel punto ovviamente c'è una piccola scaramuccia che i due decidono di risolvere poi il giorno dopo sul manto erboso del Suning Training Center. Viene recintato una sorta di ring con Ranocchia, che tra l'altro è organizzatore dell'incontro, Romelu Lukaku, che assume i panni di Michael Buffer e presenta gli sfidanti, Antonio Conte da un lato e Lautaro Martinez dall'altro, con chiaramente tutto il pubblico che era di fatti anche la rosa, lo staff tecnico, il famosissimo Let's Get Ready to Rumble, ed è partito questo incontro che è già diventato il video praticamente più visto. Quello da parte un clamoroso caso social. Io personalmente posso dire che ho adorato questo. Ho adorato forse ancora di più quando hanno litigato la sera prima, perché secondo me se due arrivano a litigare a scudetto già vinto, in una partita comunque vinta, però arriva quel tipo di dialettica, vuol dire che c'è la tensione positiva, vuol dire che l'ambiente è carico a mille. Che... direi di sì, ma è fantastico il modo nel quale è stato gestito. Perché sono cose da campo, quello che succede nel campo, quello che Lautaro logicamente era entrato, perché era subentrato a Sanchez, poi sostituito, perché Conte aveva deciso che doveva sostituirlo, perché ovviamente secondo lui non stava dando quello che avrebbe dovuto, quello che avrebbe potuto dare, e quindi l'ha cambiato. La reazione di Lautaro, direi che quello che è successo il giorno dopo al campo è capacità e intelligenza nel giro di poco di stemperare quanto era accaduto e serenità d'animo. Questo diventa fondamentale in un gruppo vincente soprattutto, no? Credo che il percorso di crescita anche di Conte, nel percorso di crescita di Conte questo sia determinante. Fino a qualche anno fa
per me non lo avrebbe mai fatto. No, no, probabilmente è che lui ha imparato un po' l'autoironia. L'autoironia, esatto. Quarto momento, abbiamo scelto la torre, perché di fatto cosa succede? La gente vuole vedere i campioni, i protocolli vigenti non permettono la presenza in uno stadio. Come facciamo un oggetto che si muove, non so, un pullman scoperto che aveva creato maggiore assorbimento, come facciamo? L'idea geniale è stata quella di mandarli nella torre del Meazza e di costruire una sorta di mini palcoscenico in cui i giocatori hanno potuto, con la coppa in mano e vestiti ancora con al collo la medaglia della premiazione, salutare i tifosi e in qualche caso anche lanciare cori. Però insomma è stato un momento particolare e qualcuno finalmente ha detto: ecco cosa servono le torri di San Siro, perché finalmente, no, scherzi a parte, lo rendono sicuramente riconoscibili. Non so chi di voi, a me è capitato un paio d'anni di avere l'abbonamento al Terzo Anello e vi assicuro che quella torre è infinita. C'era anche una gara podistica qualche tempo fa che faceva soltanto sulle torri di San Siro salirle e scendere, vi assicuro che è, coraggio. Sì, è una, il percorso più lungo del mondo, e finalmente per una volta quella salita interminabile è stata dolce, quantomeno per qualcuno. Vero, immagine straordinaria. E poi abbiamo l'ultimo momento di queste feste Scudetto. E Ashraf Hakimi, l'avevo anticipato all'inizio, Ashraf Hakimi che oltre a correre via come il vento per tutta la stagione ha deciso di terminare la sua corsa all'interno di una delle porte di San Siro perché doveva portare a casa un cadeau, un souvenir che era proprio la rete della porta di una delle porte dello stadio. Perché è una... Sì. È mutuata dalla pallacanestro, credo sia il basket NCAA, addirittura il basket universitario, chi vince storicamente va a tagliare la retina, è stata estesa anche all'NBA e Hakimi, anche che credo che come tutti i giovani è appassionato anche di pallacanestro, ha deciso di tagliare una parte della rete di San Siro, tra l'altro, piccola curiosità, c'è una parte della rete di San Siro che è a casa di uno dei redattori della televisione, non ne faremo il nome. Non sono io, non è Ale, no, non è Federica Migliavacca, non è Thomas Lawrence. Per cui indovinate voi. Mancano Eva e Ilaria, esatto. Non credo sia anche Eva. È un nome non è neanche Eva, neanche Micaela. Neanche Micaela, Roberto Gabella, non è Filippo Sartirà. Quindi, vabbè, non è Tommaso Besozzi. C'è questo, non è neanche Tommaso Besozzi, no, insomma, c'è questo cadeau. E tu hai mai portato a casa un pezzo di San Siro? No, mai. Un pezzo di stadio. Io ribadisco, l'ho ricordato la volta scorsa, dopo l'invasione di Inter Parma nel 2008, a un certo punto mi sono girato e c'era uno con una traversa che stava andando a casa. Non so se sia mai arrivato, ma se ce l'ha a casa è il mio idolo di sempre. Ogni tanto succede questo. Però insomma, come memorabilia qualcosa ce l'hai, no? Ce l'hai. Qual è il tuo pezzo preferito? Un souvenir. No, non c'è un souvenir a casa, vi devo dire la verità. No, non vivi di... No, io non vivo di ricordi. Lo sapevo che dicevi questa frase ad effetto. No, veramente non c'è, mi sembra un'altra vita, spesso lo dico spesso, ma è così. Mi sembra, quando mi riguardo, ho la possibilità di vedermi, ma mi sembra la vita di un'altra persona. La vita è quella che sto vivendo adesso, quella è già passata purtroppo, è andata ed è una cosa, e lo dico sempre con tanta nostalgia, con tanto dolore, che non tornerà mai più purtroppo. Quando l'atleta, purtroppo gli atleti di alto livello muoiono due volte, quando smettono di praticare la professione ad altissimo livello e poi quando cessa la vita, ma quando smetti devi rielaborare un lutto, perché quello non torna più. Ma eravamo così felici. No, fermo, io ho detto solo. No, adesso questo mood. Adesso però gioco a padel, ragazzi. Ne abbiamo parlato prima. Io giochi a padel, sono bravissimo. Andiamo un po'. Tra l'altro, gli operatori delle formazioni, sapendo di questa idiosincrasia di Massimo Paganin per i ricordi e l'essere immortalato, organizzavano gli scioperi proprio quando lui faceva dei gol memorabili. Così tanto l'interesse, tanto l'interesse. Quindi. Esatto. Allora, siamo arrivati alla fine. Io due cose devo dire, una poco seria e una molto seria. Dico prima quella poco seria, ovvero che potete, soprattutto nei commenti di YouTube, ma anche se volete mandarci una mail, un messaggio, vedete voi, ma chi indovina tutte le canzoni citate nel nostro prologo vince qualcosa. Qualcosa che facciamo avere, un salame, non so. O un follow di Ilaria Alesso, magari. Adesso vediamo. E no, la seconda cosa che volevo dire è ovviamente il ringraziamento a tutti quelli che hanno consentito a questo podcast, questa trasmissione TV di andare in onda, dalla parte tecnica alla parte redazionale, alla regia, a tutti quanti, a tutti gli ospiti che ci sono stati con noi.
primo e ultimo Massimo Paganin, che ci ha accompagnato anche per tutto il percorso della stagione di Inter TV, che è stata vincente. Grazie Max. Grazie a voi, ovviamente ringrazio dell'ospitalità come sempre e della disponibilità che mi avete dato. E poi vorremmo dedicare questa puntata ovviamente a Tarciso Buric, perché diceva giustamente prima Max, è vero che forse un atleta muore due volte, quando cessa la vita e quando smette l'attività, ma è anche vero che se sei stato leggenda non muori mai, vivi per sempre, e il suo nome assieme agli altri 11 della grande Inter è scolpito per sempre nella leggenda di chi ha fatto sport. Salutiamo Tarcisio e salutiamo tutti voi. Ovviamente l'appuntamento è per la prossima stagione 2021-2022, forse. Questo grande avverbio. Quindi, okay, per l'ultima volta, dalla Lura del podcast italiano è tutto. Grazie Ale. Grazie Fernando. Grazie a voi per averci seguito e come al solito, forza Inter. In trasferta come in casa, siamo noi, sempre noi. Yes I am. Era la sera del 9 marzo 1908. Erano pochi. Hey, don't forget to subscribe to our YouTube channel. Hey amigo, non olvides suscribirte al nostro canale YouTube. Hey, non dimenticarti di iscriverti al nostro canale YouTube.